Ciao ragazze, allora mi beccate così, versione nature, versione come sono, chi se ne frega, perché oggi ho fatto una cosa diversa dal solito, ovvero l'ordine con Amazon Prime Now, dovrebbe essere, e mi sono trovata veramente, veramente bene e quindi voglio aprire le buste insieme a voi. Allora, mi hanno consegnato tutto in queste buste qui, tipo di cartone, particolarissima come cosa, mi sa molto di spesa americana. Prime Now, queste qui normali, poi in questa qua più chiara mi ha spiegato che ci sono i freschi e poi ho preso l'acqua, sia grandi che piccoline. Questo sacchetto qua un po' più chiaro mi ha spiegato essere quello dei freschi. Quindi apriamo prima questo qui, dove all'interno c'è prosciutto cotto. Dopo vi spiego perché e per come. Scusate le unghie, ma appena ho potuto ho cercato di togliere il gel. Appena potrò rifarò anche queste, anche le unghiette. Allora. Poi vi spiego bene, magari alla fine, o potrei spiegarvi già adesso perché ho ordinato da Prime Now. Noi appunto abbiamo Amazon Prime che ci è utilissimo per fare degli ordini con spesa gratuita. Oggi ho scelto di ordinare tramite Amazon Prime per la prima volta, c'erano 10 euro di sconto e la spesa di spedizione gratuita. Questa è sempre gratuita sopra i 25 euro, se non ho capito male. E sono molto euforica perché, insomma, per noi, soprattutto quando dobbiamo prendere l'acqua, queste cose molto pesanti, io sono magari da sola, insomma, è comodo sapere di avere questa opportunità. Comunque, andiamo avanti. Allora, ci sono questi ravioli di zucca che l'altra volta mi sono piaciuti tantissimo, li ho voluti riprendere. Poi ho preso questa confezione di mortadella. Il grambiraghi, questo qua che prendiamo ogni tanto, vediamo la scadenza, 3 febbraio 2020, quindi perfetta. Poi c'è la pasta sfoglia della Buitoni che era in sconto. Poi una busta di parmigiano reggiano DOP della PAM, perché l'ordine è in collaborazione con loro, c'è il PAM. Poi ho preso un primo sale. Sugo di noci che penso, non so se adesso stasera magari facciamo i ravioli di zucca, questo lo teniamo per un'altra volta. Comunque, questo qua, nuova ricetta. Poi ho preso due pacchettini di sottilette perché domani Federico va in gita, quindi vi farò il panino prosciutto cotto e una sottiletta. E poi il tacchino. Questo qua che mangio io a volte con o le verdure o il pomodoro, insomma, mi piace molto. E questi sono i freschi che erano in questa busta chiara qua. Poi passiamo a questo mega 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 sacchettone. Allora, qui abbiamo, aspettate che fa un po' ombra, magari lo metto qua sulla sedia se ce la faccio con una mano, sì. Veramente ben fatta anche nei sacchetti, tutto molto ordinato, le cose pesanti sotto, le cose più leggere sopra, cioè veramente molto ben organizzati. Comunque, pane integrale 2, pangoccioli. Poi ho preso queste crostatine, visto che appunto domani va in gita, hanno chiesto due merendine, due pacchettini, ho pensato la crostatina oppure i pangoccioli, sceglierà lui. E poi infine 2 litri di... Aiuto! 2 litri di latte per noi. E questa è un'altra busta. Poi c'è questa qua. Ah,
Allora. Allora, qui ci sono questi due pack di salviette per bambini. Le avevo già prese, non sono affatto male, con aloe, senza PEG, senza alcol, insomma non sono niente male e costavano 3,50 euro tutti e due. Contate che solitamente io i pacchettini li trovo da 72 salviette, li trovo a 1,99, 1,89, quindi più o meno, insomma, 3,50 euro tutte e due. Poi ho voluto provare, che non l'ho ancora mai preso, il Napisan Spray per igienizzare i suoi giochini, insomma, pulirli, cioè disinfettarli con questo magari e poi lavarli con l'acqua, perché preferisco sempre passarci l'acqua. Però quando succede che cadono in strada, eccetera, boh, non lo so. Ho pensato di prenderlo anche solo per pulire il box con questo, il bordo del box, il seggiolone, poi dare una passata ovviamente anche con l'acqua, però ho voluto provarlo. Poi ho preso la carnuzza per Naluzza, già che c'ero, e due rotolini per la pattumiera, che sono quasi finiti. E poi c'è l'ultimo, che è questo qui, che è veramente super pesante, cioè non riesco neanche a girarlo, aspettate. Così mi porto avanti e lo apro con due mani, perché rischio di fare un pasticcio. Ok. Voilà. Allora, invece qui abbiamo i cereali che avevamo finito, perché Riccardo l'altra volta ha fatto un po' di spesa all'Eurospin, però lì i cereali non gli piacciono né a lui né a me, quelli che ci sono lì fatti così, e quindi li prendiamo quando andiamo al pan per il latte o per Ale, insomma per altre cose. Poi ne ho sentito tanto parlare, non li ho ancora mai provati, i Nutella Biscuits, come non provarli almeno una volta. E quindi poi in questo sacchetto particolare fatto a busta, insomma, ero molto curiosa, ovviamente Fede anche, e quindi li ho voluti provare e vi farò sapere, insomma. Poi succhi di frutta per Federico, sempre anche per la merenda di domani per la gita, anche se ne avevo ancora in frigo, però li ho presi poi da andare a sostituire. Poi ho preso della passata di pomodoro, ne ho prese tre bottiglie per quello che pesava così tanto, tre bottiglie e due pacchetti di pan bauletto bianco, perché a Fede piace quello bianco, quello integrale non gli piace, e quindi ho preso due pacchetti di pane bianco per fargli i panini col prosciutto e la sottiletta per la gita. E basta ragazze, questo è il bottino. Allora, tenete conto che i prezzi sono identici a quelli del supermercato, cioè io quando vado al pan per prendere il latte per Alessandra conosco molto bene i prezzi di questo, conosco molto bene i prezzi del primo sale, di queste, dei pangoccioli, delle crostatine e dei succhi di frutta, anche i cereali li prendiamo sempre lì, e vi dico i prezzi sono uguali. E io ho pagato, invece di 51 euro ho pagato 41 euro, e la consegna gratuita, quindi è come se fossi scesa io con il passeggino, i pesi e quant'altro, e fossi andata io a piedi con i bambini, quindi insomma non è cambiato nulla. Quindi devo dire che per 41 euro, insomma, ho preso tante cosine, tra cui dei formaggio, i ravioli, dei sughi, insomma, non male dai, contando che non è un Eurospin ovviamente, perché Eurospin purtroppo sapete che non fa la consegna online.
Il motivo per cui ho fatto tutto questo è che mi sono svegliata alle 6:30 di stasera e mi sono resa conto che non avevo né il pane né il prosciutto per fare i panini per la gita di domani, quindi o aspettavo Riccardo, poverino, stasera che tornava a casa per fare una corsa fino al supermercato che è aperto tutta la notte, oppure ho voluto provare questo Amazon Prime, in più avevo 10 euro di sconto, quindi cosa che se fossi andata al supermercato non avrei avuto. Quindi niente, fatemi sapere se questo Amazon Prime Now vi incuriosisce. A me è piaciuto tantissimo, quindi per le emergenze o per l'acqua e il latte, le cose pesanti, perché sapete che noi siamo senza macchina e siamo al secondo piano senza ascensore, con la bimba piccola, per quanto mi riguarda, potrebbe essere molto molto utile. Quindi niente ragazzi, io vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, lascia un like e iscriviti.